Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel. È il 18 di novembre dell'anno del Signore 1168. L'Europa, in piena guerra, molto frammentata, non ha un vero e proprio potere centrale, se non forse l'Impero Romano d'Oriente, che comunque da Costantinopoli fatica a tenere testa a numerose guerre, a numerosi conflitti. L'Impero Persiano, Ghaznavid, è davvero gigantesco questo califfato, è pericoloso, è potentissimo. Conta quasi 20.000 uomini diretti, è qualcosa di incredibile. L'Europa è un gran casino. Noi, come Regno di Sicilia, o Regno delle Sicilie, stiamo cercando di aiutare il nostro alleato svedese nello sconfiggere ancora una volta il Sacro Romano Imperatore, ma a me piacerebbe uscire da questa guerra, in tutta onestà. Ma non è una cosa che devo decidere io, quindi adesso riporterò le mie truppe, togliendo la pausa, verso il confine con l'Ausitz, che vi ricordo essere nostro territorio, e cercheremo, appunto di fare conquiste. Ma non siamo riusciti a catturare membri della famiglia imperiale o cose di questo tipo, quindi si fa un po' fatica. Allora, una volta arrivati qui, io vorrei cambiare il comandante. E non voglio che sia il principe Federico a guidare le truppe, anche se chiaramente è qualcosa di goloso, ma voglio che sia il principe Giordano. Voglio che Giordano rimanga, cioè che faccia molta esperienza sul campo, perché è il secondogenito e non erediterà nulla, quindi sarà importante che poi lui mantenga l'esercito. Greetings, my charming liege. Possiamo fare a Zenobia un gancio, ma noi non lo facciamo. Nell'episodio scorso abbiamo costruito anche la motta, il castello di Calatafimi, che adesso abbiamo anche iniziato a migliorare, costruendo una cinta muraria attorno. Poi miglioreremo il territorio di caccia, i pascoli, insomma, avremo una Sicilia sempre più ricca di centri abitati e sviluppata. Grazie al cielo abbiamo vinto contro il re di Danimarca, bene, cioè ha vinto la Svezia, quindi adesso la Svezia ha un po' più di uomini, e spero che presto lo stesso Sacro Romano Imperatore decida di smettere. Di combattere e dichiarare la sconfitta. Ma per adesso le cose, insomma, facciamo un po' fatica. Perfetto. Secondo me dovrebbe esserci un tempo massimo dopo il quale, se non si è raggiunta una. Se si è in stallo, scatta una pace bianca e una tregua, perché adesso io non riesco a conquistare il territorio che vogliono gli svedesi e siamo passati da più 60% a più 3% perché gli svedesi continuano a perdere. Dov'è l'Holstein? Proviamo ad andare a catturare l'Holstein, ragazzi, a sto punto. Penso sia l'unica cosa che possiamo tentare di fare. Cannibalismo? Cioè il vescovo è cannibale? O Duca Marco di Lausitz? No, no, il vescovo è cannibale! Ragazzo! Blackmail a bomba! Cioè Teobaldo di Farfa si nutre di carne umana. Che buon cristiano che sei, Teobaldo. Penso che tu mi debba. Sì, penso che tu mi debba qualche favore perché me ne sto zitto. Ah, fermi, la Svezia ha preso finalmente Stade. Grazie a Dio. E Call to War che cosa? La Francia contro chi? Che due palle, che due grandissime palle. Cosa vogliono i francesi questa volta? Liberty War. Mandate a morire ammazzati. Dai che li facciamo cadere, forza, Passau cade. Eravamo al 93%, adesso 83-84, mamma mia. 84, abbiamo preso un forte sempre 84? Gesù. Gesù. Non so che cosa dire. Gli svedesi mi dovranno fare un monumento dopo questa guerra. Quanti
Quanti anni ha l'imperatore? 66. Il prossimo, che è un poveraccio con il marziale, ed è anche lui Kraven. Cioè, tutti gli imperatori sono Humble Kraven, pazienti. Humble Kraven, iracondo, torturatore, però seduttore, questo coso. Ma... tra l'altro sono uguali, padre e figlio. Sono veramente cringe. Oh Gesù. Vabbè, non mi interessa se sono cringe oppure no. A me interessa che quando morirà il Sacro Romano Imperatore termineranno le tregue e attaccheremo di nuovo per il controllo del centro Italia. Questo faremo. Adesso la nostra spia però mi dovrebbe fare qualcosa di interessante. Facciamo una festa. Quanto costa? 200. E abbiamo 210. Non posso. Però posso fare Seclude Myself e spendere prestigio. In cambio di un po' di relax. Ecco che arriva qui l'esercito della Lorena, che comunque è alleata con l'imperatore. Cerchiamo di metterci vicini vicini, perché se ci attaccano non voglio perdere Giordano come generale. 91% ancora, che due scatole. No, fermi tutti, dobbiamo andare ad attaccare noi. Perché questi riprendono il controllo dei Wargoal e... e non voglio ritornare al 3%. Che due palle, cazzo è la Svezia? Ma veramente degli rimbecilliti. Velocizza 4 perché mi sto annoiando a morte in questa guerra. Spero che voi non mi odierete, ma... Meno 13. Meno 13 perché non abbiamo l'obiettivo di guerra. Ritorna a Stade. Sì. Adesso, fra 2 mesi, la città dovrebbe cadere di nuovo. E aumentiamo a 4. E poi vediamo. E poi vediamo. È morta Gutenberg, che non so chi sia. Oh, grazie al cielo. Allora. Mi ha portato 100% la vittoria. E questo era un nostro rivale che a morte ci toglie lo stress. Allora, per favore, non c'è più motivo di tenere questa guerra in corso. Andiamo a dare una mano soltanto una volta alla Francia. Chiudete la guerra adesso, chiudetela adesso. Chiudetela adesso. Cazzo, 95! L'intelligenza artificiale fa veramente schifo. Porca miseria. Erano al 100% e non l'hanno chiusa. Scusate per la rabbia, però ho perso talmente tanto tempo con questa guerra inutile che è dover anche perderne altro perché il gioco è programmato male. Ah. Cos'è il Generous Leech? Che cosa vuol dire? Fast Attacks meno 15? No, vaffan bagno. Ah, che rue palle! Un altro 100. No. Declino. Non voglio più alleati. Rompo l'alleanza con la Francia e poi la rompo anche con la Svezia e la rifarò se vorrò attaccare io. Sono rotto le palle di essere alleato delle cose peggiori. Guarda, non chiudono la guerra. Grazie a Dio. Allora, la guerra per il Ducato di Holstein della Svezia si chiude con la Svezia che prende l'Holstein. E noi guadagniamo uno share del prestigio, visto che noi abbiamo come contributo il 100% della guerra, guadagniamo 300 punti prestigio e Hans di Svezia ci dà 100 di opinione. Qui chiudiamo questa guerra con un assedio e poi andiamo via. Sono veramente... Oh, a pezzi. A pezzi. Adesso con un po' di soldi che abbiamo andiamo un attimo in Sicilia, che a Calatafimi abbiamo fatto la Small Hill Fort e adesso... Hunting Grounds. Ah, sto già costruendo in questa baronia, non è ancora finito, ok.
pietà. Ve ne siete accorti? Comunque era pietissimo. Allora, Eustachio, no. Disband. Allora, abbiamo preso un territorio e adesso ci leviamo dalle palle. Anche perché ora voglio vedere una cosa. Io posso dichiarare guerra a questo imperatore? Sì, posso farlo senza rompere la tregua. Perché in questo caso la guerra non era mia. Allora, possiamo fare un Seize Duchy de Jure, in particolare Spoleto. Oppure possiamo prendere Carent e Politania. No, Spoleto. La confermiamo. Costa 450 prestigio. Dichiariamo subito guerra. E adesso chiamiamo la Francia e la Svezia. Non posso più. Pazienza. Allora, richiamiamo tutti gli uomini qua. Ok, Adam entra, il re di Francia entra in guerra. Il re di Svezia no, forse perché è in guerra a sua volta. Ah, non avevo cliccato la guerra, vi chiedo scusa. Non avevo cliccato la guerra, quindi no, chiaramente anche il re di Svezia entra. E adesso siamo 18.000 contro 3.000. Vedremo un po' come va a finire. Andiamo subito su Teramo e sblocchiamo le defense negotiation. La facciamo guidare sempre da Giordano, perché voglio che guadagni esperienza sul campo, magari cresce come generale se mi guida tutte le guerre lui. È un peccato perché lui non fa gli assedi veloci, ma... A parte il fatto che, ragazzi, adesso... ce la facciamo? Si sta muovendo o... Probabilmente sta aspettando di essere completamente integrato. A me mi sono quasi rotto le palle. Cosa vi devo dire? È ancora in fase di consolidamento. Allora, Betrothed can marry. Giordano e Ute, assolutamente sì, perché Ute ha il tratto della forza erculea come la moglie di Federico, e quindi magari ci saranno dei bambini molto forti. Gathering 30 days left. Adesso creerò molti eserciti un po' piccoli e aspetto che il Sacro Romano Imperatore arrivi. Infatti sta arrivando, li mettiamo insieme. Gathering 7 days less. 3, 2, 1. Buono. E adesso possiamo avanzare. Allora, qui senza armi d'assedio sono 18 mesi. È chiaro che dobbiamo assediare con le armi d'assedio. Burgundo. Allora, può prendere il tratto paranoico, il tratto ambizioso. Il tratto ambizioso è molto meglio. Però purtroppo Burgundo, ragazzi, sarà molto lontano da qualsiasi tipo di corona. Se lo rendiamo... No, teniamolo paranoico e non facciamoci stress. Perché se lo rendiamo ambizioso poi diventerà una spina nel fianco di Federico. Questo è il problema. Gli svedesi intanto danno una mano. La Francia con la Liberty War le sta prendendo in modo incommensurabile. E noi abbiamo fatto il nostro primo assedio, buono. Anzi no, scusate, voi scendete qui con le armi, e magari questi altri, boh, poi vedremo.
Sacro Romano Impero sempre più frastagliato e rotto. Chissà se ce la facciamo a prendere le province che ci servono. Bene. Abbiamo perso Altenburg. Ah, vabbè. Ok, abbiamo perso Altenburg. Questo è l'esercito dell'impero. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione quando scenderanno in Italia. Adesso andiamo a prendere Spoleto. Qui comunque ragazzi, con un po' di soldini, vado a portare a 60 le catapulte perché poi dovrò fare degli split. Cioè, non posso avere un esercito così grande. Ciao Francia. Non posso avere un esercito così grande e così poche catapulte per gli esseri. Non si fa. Ok. Allora, Spoleto adesso 21 giorni e cadrà. È il nostro obiettivo di guerra. Ma anche Fermo cadrà dopo tanto tempo. Ok, Spoleto è caduta ed è stata assegnata agli svedesi. Mannaggia a voi. Allora, prendono anche Gubbio, quindi noi andiamo su Ancona. Però Fermo è caduta. Qui saliamo su Urbino. Allora, prendiamo questo esercito e chiediamo di fare uno split. Allora, i Mangonel sono 40. Però non me li splitta, come si suol dire. Non me li taglia. Ok, gli svedesi stanno vincendo battaglie contro piccoli eserciti così, un po' inutili. È morta Pecna. È morta Pecna Aleramici, che era la madre di Ruggero II. Donna polacca, Polabian, col tratto genio che aveva appunto fatto ereditare il tratto. Press F to pay respect. Va bene. Allora cade, andiamo a prendere Ancona. Il Duca 8. Questi li vendiamo tutti a fine guerra. Sono dei prigionieri che abbiamo tedeschi che ci siamo pappati durante questo conflitto. Velocizzo a 4 perché purtroppo gli assedi sono un po' lenti, lo sappiamo. Quanti uomini ha il forte di Gubbio? 900, non sono troppo. Aspettiamo. Vinto anche Urbino. Andiamo su Ravenna che era un più 15 se non sbaglio come tipo di città. Andiamo con tutti gli uomini insieme e assegniamo come comandante dove si trova. Come scomandi Another Army. Questi li volevo mettere insieme, ho detto. Ecco. Non Federico. Beh, in realtà sarebbe buona cosa che per la Siege Phase la comandasse Raimondo perché velocizza di molto gli assedi, quindi facciamolo, dai. Prendiamo Ravenna così. In realtà non è un 15% però, eh. Partial 3 e 7. Cos'è partial? Ah, perché c'è anche Imola forse che va presa? Oppure perché l'hanno presa gli svedesi? Chi lo sa? Chi lo sa? Tanto prendiamo Bologna. Anche questa è gli svedesi. Oh, CC! L'esercito primo. Il mio esercito era lì per primo. Cazzo. Prendiamo Casentino. Oh, mamma mia, oh. Maledetti. Maledetti. Poi comunque dobbiamo chiedere un claim sulla Romagna o qualcos'altro perché abbiamo il gancio sul Papa e il claim lo dobbiamo prendere. Allora, Burgundo può rimanere arbitrario, che può starci. Craven assolutamente no, Lazy assolutamente no, rimane arbitrario.
e Cecilia diventa adulta. Cecilia diventa adulta con il tratto intelligente e eminenza grigia, e sarà anche lei una nobildonna che aiuterà il regno di Ungheria. Quindi presto si sposeranno. Qui siamo a 97. Se adesso vinciamo l'ultima battaglia, è molto probabile che poi avremo il 98, il 99 e poi chiuderemo questa guerra. Vittoria a Ferrara, dai. 99, Enforce Demand, non si può. Che bello, che meraviglia. Attenzione perché a Ferrara c'è un'altra battaglia e ad attaccare e a gestire l'attacco è il re di Svezia in persona. Wow. Il re di Svezia in persona. Che è un figo incredibile, il re di Svezia. Metto la pausa. Hans Steinkilsson di Svezia, il nostro figliuolo, Lollardo. Dico figliuolo perché si è sposato Caterina... No, cosa? Scusate, ho detto una scemenza. Perché suo padre, il principe Stekil, ha sposato Ghimarca di Altavilla, che era una siciliana. Quindi Hans ha anche sangue siciliano. Ora, enforce demands, so be it. E ragazzi, finalmente, finalmente, cosa è successo, scusate, a Lecce? Brindisi è diventata polacca, è diventata Mazovia. Ma come diavolo è successa sta cosa? Perché i Lecce sono diventati duca di Mazovia. Oh mio Dio. Ma i Lecce, signori, hanno anche il ducato di Puglia. Ah, non sono gli stessi. Qui è capitata qualche porcata dinastica, per cui adesso la città di Lecce, la baronia di Brindisi, è sotto il controllo della corona polacca. Vabbè, noi abbiamo il ducato di Lausitz, ci può stare, direte. Sì. Comunque, tornando a noi, adesso abbiamo... Ah, c'è anche una guerra contro gli Abruzzi, che probabilmente faceva parte della stessa guerra. Adesso praticamente, ragazzi, il regno di Sicilia è unito e arriviamo praticamente da Palermo fino alla Lombardia con il nostro territorio. È un serpentone, però ovviamente la Romagna sarà il prossimo obiettivo. Ora, chiudiamo tutto l'esercito, andiamo a dare un'occhiata a quello che abbiamo appena preso, perché comunque... Re Ruggero non dovremmo avere troppi ducati, perché noi qui siamo già duchi di Spoleto, eravamo già duchi di Spoleto, quindi abbiamo guadagnato soltanto dei vassalli diretti e del territorio da amministrare. Bene, bene, bene. Ah. Era da tempo che volevo sta cosa. Lord Mayor Stefano d'Ancona, che è in guerra da qualche parte, io adesso gli potrei dichiarare guerra? No, siamo in tregua, però potremmo prendere il De Jure Daci, in particolare Caruan potremmo prendere? No. Allora, sarebbe buona cosa che si creasse il titolo di Ducato di Ancona, che io non posso fare, che due palle. Seriamente, non hanno creato questi titoli. No, c'è il Ducato di Emilia, che è in mano a Stefano di Sicilia, che è un'Altavilla di Messina. Stefano di Sicilia è nostro zio e vassallo. Ah, vabbè, grazie. Scusate, perché l'Emilia è mia già. Penso. Cremona è sotto il controllo della Lombardia, che grazie al cielo esiste. È sotto le mani della principessa Liutpirch Johannes of Sardinia. E io qui posso chiedere il claim al Papa. Posso chiedere il claim. Avrò bisogno di 980 punti fede e è tanta roba. Qui dovrò un attimino lisciare il pelo al Papa, oppure andare a fare un pellegrinaggio di quelli potentissimi.
Iniziamo a fare cash, per favore. Ah, possiamo chiedere soldi al Papa? Sì, però questo ci fa spendere fede, quindi iniziamo a vendere i prigionieri. Aspettiamo adesso che arrivino le risposte. Benissimo. Benissimo, arrivano le prime risposte. Andiamo avanti con altri prigionieri. Iniziamo ad avere dei conti, dei duchi, insomma, roba di un certo livello. Benissimo, i soldi salgono. E adesso ci possiamo permettere un pellegrinaggio a Gerusalemme. Chiaramente Gerusalemme, che è quello più costoso. Andiamo addirittura in debito con 460. Porco cane. La contessa Sibilla è nostra rivale. Scusate un attimo, perché rilasciare una rivale non è il massimo. Earldom di Overstreet. No, se è rivale no. Fantastico. Fantastico perché non siamo più in debito. E guadagniamo un po' di soldi. Allora, Calatafimi ha costruito il forte un po' più piccolo. Quindi adesso andiamo a vedere se possiamo iniziare a migliorare l'economia di questa città. Potremmo fare delle piantagioni sulle colline, dei campi di caccia, che aumentano anche questi un po' le tasse, le barracks, i campi militari. Oppure le pastoral land che aumentano leve e tasse. Penso che andrò su... Le pastoral land. No, che cos'è questa cosa? Scusate. Io devo mettere. Io devo nascondere questa cosa perché YouTube mi uccide. Scusate, ma non posso mostrarvelo. Allora, as my party prepares to break camp, I notice a massive commotion nearby. C'è una donna nuda che è salita su una grande roccia e sta pregando, sta predicando di fronte all'assemblea. Il peccato originale macchia le nostre anime, amici miei. Dobbiamo tornare ad Adamo ed Eva. Oh, lei ha ragione, non mi sono mai sentito così vicino a Dio. Posso spendere della fede per diventare adamita. E Emma Tomacelli, che ha questa... che è nuda proprio, è proprio nuda di suo. Non ho messo mod, ragazzi, questo è il gioco. Sono cristiani ostili, molto ferventi, che predicano Adamo ed Eva come tipo di religione, rifiutano i vestiti e cose. Eretica, uccidetela pure. Challenger in a theological debate. Possiamo spendere prestigio per contrastarla in un dialogo teologico, il che significa che possiamo guadagnare 50%, la convertiamo, viene a corte e noi guadagniamo esperienza di lifestyle e fede. Oppure nel caso peggiore, semplicemente un po' di lifestyle. Dai, usiamo il prestigio. E l'abbiamo convertita, ragazzi. Abbiamo guadagnato fede, punti di stile di vita, eccetera. Bene, 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 bene. Allora, facciamo intanto i pascoli a Calatafimi. E sono contento perché la fede mi serviva. Riflessioni. Allora, intanto stiamo invecchiando, 49 anni. Possiamo diventare dedicated Pilgrim per 10 anni, perdere stress e guadagnare due diplomazia per, penso, 10 anni, o diventare un pellegrino teatrale, theocratic ruler, same fate. No, andiamo a prenderci quello che ci aumenta la diplomazia, che adesso abbiamo portato addirittura a 16, cioè siamo un discreto diplomatico adesso. No, ma la storia, ragazzi, della tipa con le tette al vento è stata bellissima. Non ho parole. Arrivati. Guadagniamo 625 punti fede e siamo stati a Gerusalemme. E adesso sblocchiamo il perk diplomatico. Ambasciate, per ogni alleanza guadagniamo un punto di diplo e quindi ne abbiamo due e quindi adesso abbiamo 18 punti di diplomazia. Perfetto. Allora, magari possiamo lavorare a potenziare la pietà. E qui possiamo guadagnare, lavorare a potenziare invece il prestigio. Perfetto.
E qui invece miglioriamo il development a Calatafimi. Volevo sviluppare. Ok, siamo tornati. Il pellegrinaggio è finito. Abbiamo 1558 punti di fede. Andiamo a Milano. È sempre una bella Milan. E facciamo un request climb con il gancio. Dovremmo spendere 980 punti di fede, dopodiché avremo il claim sul Ducato di Milano, che è molto grande, molto esteso, quindi... e poi ci avvicina anche, in teoria, alla lingua d'oca, se poi prendiamo anche la Liguria, poi abbiamo un regno molto più esteso. Ok, ragazzi, è l'anno del Signore 1173, è il primo di settembre. Ruggero di Sicilia, 49 anni... regna da quando è un bambino e ne ha viste veramente tante. Anche la sua sposa, che ci sono stati degli alti e dei bassi, lo sappiamo, però è stata sempre molto vicina a lui. Adesso guardiamo la mappa. La conquista finalmente de jure di Spoleto unisce il Granducato di Toscana alle Tre Sicilie, le Tre Sicilie, mettiamo così, la Quarta Sicilia, la Provenza è ancora lontana, in mezzo Lombardia e Liguria, per evitare che ci siano proprio del border gore, diremmo, ma diciamo dei dazi e dei problemi sulle strade, quando un cittadino siciliano attraversando i territori del Sacro Romano Impero dovesse passare, ad esempio, dalla città dalla baronia di Canossa a Modena e volesse transitare fino alla baronia di Nizza. Ovviamente questo al momento non è possibile, però ci si può lavorare. Parlando di baronie, guardando l'Emilia, ad esempio, noi vediamo... queste già fanno parte del Regno d'Italia. Allora, il Regno d'Italia, per fondarlo, abbiamo bisogno di 6 contee, scusate, di 15 contee delle 29 de jure. Per ora ne abbiamo 6, ma se prendessimo la Lombardia potremmo diventare anche Re d'Italia. Quindi Re d'Italia e di Sicilia, perché l'Italia viene considerata, scusate, lo devo rimostrare, il Kingdom of Italy viene considerato soltanto il Nord Italia, escludendo addirittura i territori papali della Romagna. Poi però c'è l'Empire of Italy, che include anche quelli. E quindi per diventare Impero d'Italia serviranno ben 42 contee e servirà molto tempo. Qualora diventassimo Impero, poi anche il Regno delle Sicilie farebbe parte dell'Impero d'Italia e noi saremmo imperatori. Ma questa è una cosa che vedremo chissà quando. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio.